E quindi Angel Di Maria è stato ufficialmente presentato alla Juventus, è un calciatore della Juve, numero 22, ma questo lo sapevamo già, e gli sono state fatte diverse domande, alcune abbastanza interessanti, alcune meno. In questo momento tra l'altro siamo in live su Twitch, dove abbiamo assistito tutti insieme alla conferenza stampa di presentazione di Maria. Vi do appuntamento a domani, sempre sul canale Viola, per quella di Pogba. Sarà sempre alle ore 15, noi ci troveremo intorno alle 14, esattamente come abbiamo fatto oggi, per due parole insieme, e poi gustarci quelle che saranno le parole in italiano, a differenza di Di Maria, di Paul Pogba di domani. Ma rimaniamo su Di Maria, nonostante l'annuncio ufficiale di Pogba di questa giornata. E tante, tantissime domande sul mondiale, mamma mia, quante domande sul mondiale, era assolutamente prevedibile come cosa, però forse hanno anche un po' esagerato, bastavano un paio. E Di Maria dice: la testa ce l'ho sulla Juve, la nazionale viene dopo, voglio vincere qui, non sono qui per approfittare della Juve, ma per vincere i più titoli possibili, poi ovviamente quando arriverà l'ora del mondiale penserò alla nazionale. Io credo che sia effettivamente così, però ribadisco che secondo me ci saranno dei momenti della stagione in prossimità del mondiale in cui il subconscio di Di Maria lo costringerà magari a risparmiare la gamba in un contrasto, o magari non giocare con un po' di fastidio per preservarsi. Poi queste sono cose che penso in questo momento, poi magari non saranno vere, però tanti si stanno focalizzando sul fatto che Di Maria giocherà soltanto mezza stagione per via del mondiale. Ma ragazzi, mondiale c'è per quasi tutti i calciatori che non siano italiani, ovviamente, perché noi mondiale non ci andiamo. Tra l'altro oggi è un anno dalla vittoria dell'Europeo, quindi tanti auguri, ma il mondiale non ci andiamo lo stesso. Di Maria sì, e quindi penso proprio che alla fine lui sì, penserà al mondiale quando sarà ora, ma che poi comunque la sua priorità sarà la Juventus. E poi gli chiedono se l'anno prossimo ci sarà ancora oppure no, e lui dice: nella vita non si sa mai, vedremo l'anno prossimo se ci sarà la possibilità di rinnovare, però sono concentrato su quest'anno. Io sono dell'idea che davvero Di Maria voglia tornare in patria al termine della stagione, però lui lascia uno spiraglio aperto, è ovvio che dire no, assolutamente no, sarebbe stato eccessivo, però lui dice così, riportiamo le sue parole. E poi gli chiedono il ruolo e lui non dà una specifica collocazione, almeno in questa prima domanda, poi lo farà successivamente. Dice: mi piace essere un assist man, far parte di un gruppo, essere un calciatore in più e fare il meglio per la squadra, spero di fare tanti assist, il ruolo è lo stesso di sempre. La Juve è stata su di me 40 giorni, conferma da parte di Maria che c'è stata davvero una grande attesa da parte della Juve. Mi hanno aspettato ed era difficile dire di no. Avevo tanta voglia di venire, io ho tardato a rispondere, anche qua conferme sul fatto che la Juventus ha atteso Di Maria visualizzava senza rispondere. Per questioni familiari volevo fare le mie vacanze tranquille, ora sono invece concentrato sulla nuova stagione. Tra l'altro Di Maria dietro le scene sul canale della Juventus confermava che era arrivato sì con sua moglie per poi farla tornare a Parigi, erano venuti insieme per vedere una casa, tanto si sta qua una decina di giorni, poi si va in America, quindi oggi Di Maria è immerso, sommerso dalla stagione juventina. Col mister non ho ancora parlato molto, ovviamente non abbiamo parlato di tattica, ora dobbiamo correre, essere pronti fisicamente e poi arriverà la parte tattica. Sappiamo bene qual è il credo di Massimiliano Allegri, quindi non credo che ci sarà chissà che cosa da discutere con Di Maria, però vediamo come la prenderà il Fideo. Sono un calciatore a cui piace giocare in qualsiasi ruolo, mi piace essere parte comunque degli 11 in campo, voglio vincere e lottare per i risultati, mi piace avere la mentalità vincente, mi trovo a mio agio largo a destra per rientrare e tirare di sinistro. Questo lo sapevamo, abbiamo visto Di Maria giocare tantissimi anni in giro per l'Europa, poi dipende dall'allenatore, giocherò dove vorrà lui. E quindi, come si diceva in chat, Di Maria ovviamente confermato come terzino al posto di Alexandro, o difensore centrale al posto di De Ligt. Venire alla Juve o in qualsiasi altra squadra mi dà la possibilità di giocare nazionale, quindi non sono venuto alla Juve per giocare nazionale. Il trasferimento non ha legami con l'Argentina, la Juventus è il club più importante in Italia, ha la possibilità di vincere tanti titoli e voglio essere uno dei giocatori più forti della Juve. Poi fanno notare la domanda su Maradona, fa la domanda su Maradona, il legame di Buffon, che Buffon aveva detto Di Maria in Italia sarebbe come Maradona. Lui ride, dice: ah, Maradona è Maradona, Diego è Diego, non è possibile replicare. Ho un buon rapporto con Buffon, ci ho parlato anche il giorno della firma del contratto, lui ci teneva ad avermi la Juventus, quindi Gigi continua a spingere per portarci questi giocatori con i quali hai giocato. Quindi il prossimo Mbappé è Gigi, te lo dico, prossimo Mbappé. Sono tranquillo, con i piedi per terra proverò a fare del mio meglio, perché comunque mi conosco, so quali sono le mie caratteristiche. Ci sono giocatori incredibili come Pogba e altri giovani che voglio aiutare. E qua la domanda sorge spontanea, al di là dei vari Chiesa, Vlahovic, bla bla bla,
Sulé, dato che è l'unico argentino che è presente all'interno della Juve oltre di Maria, ed è un giocatore che conosce. La Juve, ragazzi, quando gli dicono ma perché sei venuto, millesima domanda che gli fanno uguale, lui dice la Juve, ragazzi, la Juve, ha vinto tanto perché hanno qualità ed è un grande club, negli ultimi 2 anni non ha vinto molto, ha voglia di tornare ad alti livelli e io voglio aiutarla. L'importante è creare un buon gruppo anche solo a livello di spogliatoio, e questo fa davvero la differenza, e penso che chiunque abbia giocato qualche anno a calcio sia consapevole del fatto che lo spogliatoio aiuta tanto, aiuta sempre a raggiungere quei risultati. La Juve è l'unica squadra con cui ho parlato dall'inizio con decisione. Di Maria dice questa cosa qua, poi dice vabbè, il Benfica mi ha scritto, mi ha contattato, su ex squadra, ma niente di più, forse anche per un legame di amicizia. La Juve è stata insistente per 40 giorni aspettando la mia decisione. Facciamo un salto nel passato, giriamoci, guardiamo qualche settimana fa quanto eravamo logorati da questa attesa, da questa risposta di Di Maria che non arrivava, non voleva saperne di arrivare. Dove siamo arrivati? Qua. Ho conosciuto diversi giocatori in nazionale juventini o ex Juve, poi arriverà a parlare anche di un certo ex Juve argentino in particolare. Poi arriva Romeo che entra a gamba tesa, così proprio sugli stinchi di Di Maria, che non aveva i parastinchi, e gli chiede: Paredes, sei tuo amico, avete già parlato di Juve? Secco, sono rimasto malissimo, che tutte le domande ci giravano intorno al mondiale, perché hai scelto la Juve, l'Argentina, quella. Romeo va sul mercato, Paredes, boom, così, e dice, Di Maria qua appare un po' in imbarazzo, per tutta la conversazione, tutta la conferenza mi è sembrato deciso, mi è sembrato carico, convinto. La domanda di Romeo l'ha spiazzato completamente, si vedeva che era imbarazzato, balbettava, non sapeva cosa dire. E ci gira intorno, fa un po' così, suona il violino come faceva Rudy Garcia. Paredes ha già giocato in Italia, Paredes conosce la Juve, sono suo amico, siamo molto amici, parliamo spesso, ma più che di calcio parliamo di cose personali, robe del genere, che non significa che Paredes arriverà alla Juve, bla bla bla, però sappiamo che un nome di quelli trattati. E se lo fa Romeo una domanda del genere, che solitamente è abbastanza cauto su queste cose, e Di Maria per l'unica domanda si trova abbastanza in imbarazzo di doverci girare intorno, magari qualcosina potrebbe voler dire. Sono contento di aver vicino giocatori di qualità come Chiesa e Vlahovic, daranno tanto alla squadra, sono giovani, la Juventus sta insistendo tanto su di loro, mi piace lavorare con dei giovani al mio fianco. Questa è una cosa importantissima che dice Di Maria: io voglio aiutare a creare la mentalità vincente all'interno di una squadra giovane, perché è fondamentale tra Champions League e campionato. Avere una mentalità vincente è fondamentale. La parte di mentalità all'interno di una squadra di calcio è fondamentale. E noi siamo stati carenti in queste stagioni di questa cosa qua. E Di Maria invece te lo dice subito: io voglio aiutare anche i calciatori più giovani a crearsi questa mentalità vincente e a tramandarla in futuro a quelli che arriveranno successivamente. Poi per cambiare gli fanno una domanda sul mondiale, gli fanno, perché nessuno gli aveva ancora chiesto. Allora Di Maria non ne può più e dice sì, mondiale, la cosa più importante per un calciatore, ci mancherebbe altro, ma è fondamentale rimanere concentrati sulla Juve. E poi dice probabilmente questo mondiale per me sarà l'ultimo in carriera, e la butta lì. Poi non è detto che sia l'unico anno la Juventus, non si sa, vedremo in futuro, lascia aperto uno spiraglio anche quando non gli è stato chiesto. Poi Di Maria dice: mi hanno trattato tutti benissimo, su lei l'unico argentino, sì, va bene, mi aiuterà a livello linguistico, tutti mi parlano già italiano, così lo imparerò più facilmente. Tra l'altro Di Maria dice: lo conosco, lo capisco, perché comunque Verratti a Parigi parlava italiano, Sirigu parlava italiano, Buffon parlava italiano, quindi ci ha già giocato con giocatori italiani il buon Di Magia, e quindi imparerà ancora più facilmente la lingua. Mi stanno già trattando tutti come uno di loro, voglio creare un buon rapporto con la squadra, con i miei compagni di squadra. E poi attenzione che parla di Dybala e dice: ho parlato con Paolo, mi ha detto che la Juve è una squadra importante ma anche una grande famiglia, e questa cosa l'ho già percepita, la provo già sulla mia pelle. Mi aveva detto che sarei stato bene, e dopo poche ore, dopo pochi giorni è già così. Buffon ci teneva tanto, continuava a dirmi di firmare con la Juventus, e gli era stato chiesto 3 nomi, no? Dybala perché ci aveva giocato, Buffon perché ci aveva giocato al PSG, Ronaldo perché ci aveva giocato a Madrid. Su Ronaldo non ha detto niente, probabilmente Di Maria e Cristiano Ronaldo non si sono sentiti in questi giorni, non hanno parlato di questo trasferimento.
E quindi questa è stata la conferenza stampa di Di Maria. Concludo con una piccola notizia extramercato che in chat è scoppiata durante la conferenza stampa di presentazione, quindi ringrazio i ragazzi che me la stanno scrivendo, poi la verificheremo, ma potrebbe anche essere reale perché nel video di stamattina avevano detto proprio questa cosa, e cioè Brazo Saljamicic dovrebbe essere arrivato a Torino pronto a trattare con la Juventus. Ovviamente aspetterà, perché Cherubini arriva bene, era lì con Di Maria con la maglia in mano che cercavano di fare le foto e tutto quanto, e quindi non erano disponibili per una chiacchierata di mercato, a meno che Saljamicic non fosse presente in sala stampa ad assistere alla presentazione di Di Maria, cosa che non credo, anche perché sarebbe uno scoop. Immaginatevi Saljamicic che entra in sala stampa con tutti i giornalisti d'Italia presenti lì, gli saltano addosso con tutte le foto che gli fanno fare. Comunque oggi ci sarà sicuramente questa chiacchierata tra Juventus e Bayern Monaco per la cessione di De Ligt, e speriamo che si possa arrivare a un punto di svolta il prima possibile, perché sinceramente sono abbastanza stanco di cercare di capire come sarà la difesa della Juventus dell'anno prossimo, uno dei punti secondo me fondamentali sui quali ragionare, perché siamo abbastanza indietro. E quindi questo è tutto, vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo domani con un altro video, ovviamente la presentazione di Paul Pogba, che sarà sulla falsa riga di quella di Angel Di Maria.